completa, senza appunto, senza età, senza sesso, senza ceto sociale, senza colore politico. Questo è il popolo della Maila, fatto soprattutto per chi viene da lontano. E questo evento viene articolato oggi in diversi punti di vista, da diversi punti di vista. Iniziamo con delle persone che si mettono in gioco e che hanno un'intelligenza ironica, tanto per farci ridere, per farci sorridere. Subito dopo ci sarà una gara, la gara delle tre cose che vengono messe generalmente nel piatto della festa, che sono le polpette, l'uovo condito e la famosa cosica. Dopo, naturalmente, tutto questo seguito dalla musica, una buona musica, e io ho contattato il bravo Simone Catalano e coadiuvato dallo zio, che è la nostra mente storica, che quando verranno portati i maccheroni ci farà ascoltare l'inno della Maila da lui stesso composto per noi. E poi ci saranno le fotografie e i video del nostro esperto, che è Alfonso Squillante, e che poi spero vorrà pubblicare sulla Maila tutto ciò che accadrà oggi in questa stanza. Poi non mancherà il dialetto sanpietrino, e per questo mi sono rivolta a due giovani emergenti che studiano attività teatrali, e io spero in loro, che la finalità della Maila, che è proprio quella della cultura popolare di San Piero Patti, venga da loro portata avanti. Indi chiuderà questa manifestazione il cuore, un cuore sanpietrino che abita fuori in questo paese e che prima di ripartire lo vuole salutare. Questo ci fa capire che è come un filo magico, questo filo magico che ci raggruppa tutti e che tiene unito anche il filo iniziale di questa giornata, che è un filo che ci lega alle radici ed è il motivo per il quale siamo qua. Io infatti chiamerei il compaesano Franco La Mancusa, che apre questa manifestazione, questa giornata, perché ha qualcosa da dirvi, qualcosa da dirci. Prego, compaesano Franco, qui non ci sono titoli, ci diamo tutti tu. E per me è un onore oggi ascoltarlo. Grazie Cristina, buongiorno a tutti, sono Franco La Mancusa e è un grande onore invece per me essere stato chiamato da Cristina. Diciamo che io sono legato col cuore a San Piero Patti, veramente, anche se magari non sono nato a San Piero Patti. Con lei c'è questo legame di cuore. Io sono il nipote di Donna Maria, che abitava a via Garibaldi, proprio nel centro del paese, e viveva con lo zio Cola. Lo zio Cola, che cui io nutrivo un grandissimo affetto. I miei nipoti di Donna Maria, sì, i miei ricordi risalgono a tanto tempo fa. Non pensavo di essere qui dopo circa 50 anni a parlare di mia nonna e mio zio Cola. Ed è stato un periodo molto felice della mia vita, perché venivo a trascorrere le vacanze qui, io vivevo nel frattempo a Taranto, e c'è stato sempre un ricordo incommensurabile per mia nonna, e il bene che volevo, adesso non me ne vorranno i parenti legati col sangue, con zio Cola. Io ero appassionatissimo, io ricordo che quando zio Cola e mia nonna Donna Maria venivano a Taranto, ero conosciuto nel circondario a Taranto, perché Don Cola, e molti di voi lo conoscono, era un tipo estroverso, doveva portare il sacchetto di coscelline a tutti,
e quando poi ripartiva mi chiedevano quanto torna il nonno, quando ritorna, io ero conosciuto nel circondario grazie al suo cuore per queste doti che aveva di comunicabilità, di simpatia, e molti di voi lo conoscono. Diciamo, sono sempre venuto a San Piero Patti a trascorrere le mie vacanze e ricordo il Bar Fazio, dove non mi faceva dormire durante il weekend perché c'era musica ad alto volume, ma da cui si sprigionava un profumo bellissimo di dolci. E poi c'era il signor mia nonna diceva da Banna da Capolino, io per anni ho pensato ed ero convinto che si chiamasse Capolino, invece era Capolingua, e dove mi mandava a comprare il pane, il formaggio, e quando arrivavo con quel suo piglio un po' anglosassone, sì, molti di voi lo conoscono, il signor Capolingua, la buon'anima, e diceva che comanda sua nonna, che comanda la nonna oggi. Insomma, sono stati dei periodi bellissimi, finché poi l'ultima volta che venni a San Piero Patti con la divisa da marinaio, e tutti dicevano ma chi è questo, ma perché ero costretto a viaggiare in divisa perché così volevano le norme. L'ultima volta che venni a San Piero Patti, in quel periodo, mi accompagnò poi alla corriera, c'era il postale per riportarmi giù, e mi accompagnò lo zio Cola, io lo chiamavo così, zio Cola, che, e con un figlio lo vedevo triste, lo vedevo, disse Franco raccomandati, ti raccomando. E partì e mi sentii un vuoto dentro quando salutai zio Cola, qui ci sono dei parenti, c'è Franca, la nipote diretta, e di lì a qualche mese seppi che poi tuo morì purtroppo, e io, insomma, poi ecco, questi ricordi risalgono alla mia età, alla mia fanciullezza, dove poi ebbi un distacco notevole, perché poi mio padre convolò, diciamo, ad altre nozze, quindi si spezzò questo filo con San Piero Patti, questo filo diretto con San Piero Patti, non venni quasi più per alcuni decenni, andai in accademia a Livorno, feci la mia carriera, insomma. Finché poi vidi delle foto su Facebook che mi fecero sobbalzare il cuore, perché portavano alla mente questi ricordi, e finché poi, devo dire, grazie alla nostra Cristina, scoprì questo gruppo, la Mailla, che hanno cominciato a riportare alla mente questi bellissimi ricordi, e in questa esplosione di affetto che ho avuto da parte di qualcuno di voi, perché ci conosciamo tutti su Facebook e con molti di voi personalmente, e quindi è ritornato questa esplosione di affetto ed è ben riposto in questo gruppo. Io avevo pensato praticamente di portare un ricordo tangibile per questo nostro incontro, per questa nostra bella giornata. E lo consegno, come tradizione nostra ufficiale di Marina, è il dono per il ricordo, è il Crest, si chiama il Crest. E quindi lo voglio. Lo voglio donare alla Mailla e lo do nelle mani di Cristina, e praticamente questa è una rosa dei venti che vuole rappresentare, io ho pensato a questo ricordo, vuole rappresentare i venti che poi portano tutti i suoi figli a San Piero Patti. Avevo messo una targhetta civici, volevo mettere una poesia, il tecnico mi ha detto guardi, possiamo mettere solo due righe, quindi io ho scritto al gruppo della Mailla, Franco La Mancusa e famiglia, San Piero Patti, 13 agosto 2010. Un bel applauso! Grazie! Spero che sia gradito. Buona giornata a tutti. Grazie.